Diamo un premio speciale, sì. Quello che si chiama Awards Pubblicità Progresso. Chiamiamo sul palco Giovanna Maggioni. Siamo della stessa attesa, ha fatto la battuta signora. Io vado via un attimino di là, ci vediamo. Ecco, lei lo sa che se mi stuzzica sono rovinati, poi dopo. Comunque signora Maggioni, lei ha un cognome, è parente del presidente della RAI? No, per niente. Peccato, perché sennò poteva mettere dentro più spot all'interno del servizio pubblico. Ma bastano questi. Che quanti ne mette alla settimana? Settimana non lo so. Al mese? Al giorno? Uno. No, per ora. Pochi ne pochi. Mettono. E poi li mettono sempre alle 2 di notte. No, non è vero. Si no. Mettono? No. No. Va bene. Voi, qual è il vostro obiettivo, signora Maggioni? Quello di Pubblicità Progresso è quello di fare campagne sociali, coinvolgendo tutti i mezzi di comunicazione, le aziende e le agenzie che prestano gratuitamente la loro opera per realizzare la campagna. Quest'anno la campagna di Pubblicità Progresso è incentrata sulla sostenibilità, una campagna che durerà, sarà in corso per un paio d'anni, e cioè sulla capacità di risparmiare dal punto di vista energetico, dal punto di vista della raccolta differenziata, del risparmio appunto negli imballaggi, cioè tutta quella serie di lavori che possono contribuire a migliorare la sostenibilità dell'ambiente. Sì. E quindi educare soprattutto i giovani, infatti è una campagna rivolta molto ai giovani, sulla capacità di appunto supportare l'ambiente con una serie di iniziative che tra l'altro vanno anche poi su internet eccetera, in modo che l'ambiente, come dire, sia sostenibile. Sì, 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 no. Comunque gli spot sono più brevi, no? Mi sembra di capire. Cioè, ma vogliamo vederlo? No, sono lunghi. Non è vero, sono lunghi, bisogna insegnare molto. Quindi. Ecco, no, ma la domanda che volevo fare, poi vediamo il video. Sì. Questi quando vanno in onda hanno un ritorno, perché se uno certo. Pubblicizza una scatoletta di tonno, poi va al supermercato e chiede compra. Quante ne ha vendute? Avete un ritorno reale? Allora esiste un ritorno, vengono fatte dei sondaggi e delle indagini per verificare. La cosa interessante è che l'ampliamento dei mezzi di comunicazione fa sì che tutta la popolazione, sia quelli che leggono molto, quelli che leggono meno ma vanno di più su internet, quelli che guardano la televisione eccetera, perché essendo trasversale a tutti i mezzi siamo alla fine, certi ce la fate. Che si raggiunge tutto. Benissimo, vogliamo? Scusate, da quassù volevo solo dirvi che il video è pronto, possiamo benissimo. Passare perfetto. Insieme, okay, prego. Ok, intanto ci giriamo. Per campagna vedere. 2017. Non lo conosco a memoria, ma va bene. Di che segno sei? Leone, con ascendente leone. Basta poco per far crescere il tuo futuro, un gesto dopo l'altro. Vai su ciriesco.it. Piaciuto? Guardi. Bello. Commosso? Ci rende tutti più buoni. Poi quando però? Si dice, no, che per ogni uomo ci sono 7 donne, lei è una di quelle per me, amore. Che bel momento. Ti voglio bene. E mi ecciti molto, te lo dico. È una vecchia MILF, ma è la verità. Vi lascio da soli. Mi sono fatto prendere. Bene, sì. Grazie. Allora che facciamo adesso? Che facciamo? Non lo so. Annunciamo... verrà premiato con la motivazione. Ah, è premiato. Sì, abbiamo la motivazione, certo. Sì, perché adesso noi premiamo. Premiamo una persona che è testimonia di questo premio. No, sì, ma non di questa campagna. No, di un'altra. Un'altra. Non andrei nel sottile, non guarderei il capello. Prego. L'impegno profuso dalle Iene nella realizzazione di coraggiose inchieste di denuncia, nella conduzione di battaglie a tutela dei cittadini contro i fenomeni di malcostume, ma soprattutto per la sensibilità dimostrata verso tematiche di interesse sociale che quest'anno ha portato al successo il progetto di raccolta fondi benefica, attenzione che devo parlare straniero,
Iecce pace per te, vuol non dire io esco pazzo bene. Per te, Tarantino. Ci crediamo, sì. Ci credete? Sì. Promosso in collaborazione con l'associazione Arcobaleno nel Cuore, quindi Pubblicità Progresso, Social Award a Nadia Toffa e ai colleghi Nina Palmieri, Giulio Golia e Matteo Viviani per aver realizzato questo. Eccola, Nadia Toffa! Baci, abbracci, come Yes, bacio per te. Yes, che bacio per te. Non so le lingue. Non so le lingue. Allora, Nadia, Toffa, diminutivo di Toffanin o proprio il suo cognome Toffa? Mi hanno detto che tra l'altro la Toffanin la chiamano Toffa, come soprannome, però il mio è Toffa e basta. Ma che differenza c'è tra la Toffanin? Beh, molte, insomma. I capelli. Capelli, sono bionda, lei mora, capelli lunghi, io corti. Lei si è laureata a Brescia? No, io mi sono laureata a Firenze in lettere. Ah, lettere, filosofia o solo lettere? Sì, indirizzo storico-artistico. Ah, ho capito. Con 108 su 110. Ma questo è un provino, non ho capito. No, mi piace sapere. Non me l'ha mai chiesto nessuno se sono laureata, però bello. No, perché sembra laureata, vero signora? Perché sennò chiediamo il premio. No, dicevo che lei è una ragazza che piace moltissimo, al punto tale che in un sondaggio fatto sul web è arrivata prima, oltre addirittura alla stessa Belen, nel piacere di gusti anche sessuali degli intervistati. Lo quindi lei, anziché vestirsi da maschio, si mette la minigonna, faccia vedere la patonza. Vero? Cioè, io ma credo... Signora, sono una donna che porta i pantaloni, Piero. No, ma lei è sempre stato un maschiaccio, almeno così ho detto. Si sa fare molto bene il... No, dalla cravatta. Della cravatta, e quindi credo che sia arrivato il momento di diventare... Gioco anche a calcio, so palleggiare. Hai capito? Cosa c'è di male? No, no, per carità. Senta, lei è fidanzata? Di solito non parlo della mia vita privata. No, perché ho letto sulla Bibbia, sulla Bibbia, diciamo, del gossip, che lei sta col cuoco, che poi non no, è il cuoco. No, non è vero. Bastiani, cioè lei sta con Bastiani. Sei con Bastiani. Siamo molto amici. Siamo molto se no lo prendevamo subito, lo mettavamo nella pubblicità Progresso a Bastiani. Ci poteva se c'era un bacio l'avrebbero messo. No, parliamo di cose serie. Lei è sempre con gli amici delle Iene in prima linea. Fate delle cose che non fa il TG, che non fanno i programmi, diciamo, di approfondimento giornalistico. Ultimamente avete fatto un servizio molto rischioso che è stato applaudito dagli stessi carabinieri in forza, diciamo, in Italia. E mi sembra che si riferisse a quel terribile gioco che sta prendendo. Sì, esatto, la balena blu, che è una cosa che da quando io ne ho sentito parlare mi sono atterrito, anche perché ho una bambina piccola. E quindi vuole spiegare meglio che cos'era? Era partita più come una diceria, no? No, proprio che si pensava fosse un fake. No. Sì. Invece in realtà i ragazzini ne parlano, è un gioco mortale, sono 42 prove, l'ultima è il suicidio. Quindi mano a mano che si va avanti con le prove diventano sempre più pericolose, sempre più autolesioniste, fino ad arrivare al suicidio. Sì, un tutor attraverso il computer cerca di così stimolare questi ragazzi fragilissimi. Terribile. Per mille motivi. Sono a fare piccoli, 10-11 anni. A fare prove sempre più pericolose, fino ad arrivare a chiedere di buttarsi da un ponte. E purtroppo nel mondo già moltissimi ragazzini ci hanno lasciato le pene. E a Pescara una settimana fa è stata salvata questa ragazzina di 16 anni che si stava lanciando dall'ottavo piano. Ecco, e voi siete stati i primi a sottolinearlo e, come dire, fare da cassa di risonanza e di forte sensibilizzazione. Che lo sappiano anche i genitori. Ecco. Che i ragazzini sapevano di quindi bisogna fare attenzione a quello che si vede. Farei un applauso perché la cosa, al di là del divertimento complessivo, questa mi ha molto colpito. Invece a Carmelo Bene apparve la Madonna, a lei è apparsa la Brigliadori. Che effetto le ha fatto? Giusto per tornare ai temi consoli della serata. Mi ha accavallato un muscolo del collo, mi è arrivata un marrovescio non indifferente. Ha visto le stelle? Beh, insomma, va bene. Diciamo che lì più che lo schiaffo, voglio dire che il dolore passa in fretta, è la pericolosità del messaggio che lanciava la signora Brigliadori, insomma, di curarsi con pomate, non la prendiamo, tumori al seno e quant'altro. Insomma. Non la premiamo. Va bene, premiamo. Medicina. Passiamo alla premiazione. Grazie. Forza. Premiazione per Nadia Toffa. La signora Toffa. Grazie. Bellissima questa cosa. Ecco qui. Grazie. Complimenti Nadia. Una grazie, bella foto credo. Di ricordo. Foto, se volete, qui davanti, ragazze. Ecco qua. Da sole? Ecco. Perché da sole? No, vengo anch'io. No, certo, la mia signora. Veniamo, veniamo. Lei prende la pillola, signora? No. Ma non ci credo. Ma non...
Non è possibile. Io mi informo. Grazie, grazie mille.